Lo studente di 16 anni ha ferito l'avambraccio con un coltello una professoressa di 51 in un istituto superiore di Abbiategrasso, LIS Emilio Alessandrini di Via Einaudi. L'episodio si è verificato alle 8:20 circa, pochi minuti dopo l'ingresso degli studenti in classe. La donna ha anche una ferita sulla testa, ma le sue condizioni non sono gravi. È stata trasferita in codice giallo all'ospedale di Legnano. Il ragazzo con una pistola giocattolo avrebbe anche intimato i compagni di uscire dall'aula senza ferirne nessuno. All'arrivo dei carabinieri non ha fatto resistenza, lasciando la pistola sul banco ben visibile. I militari hanno sequestrato un pugnale con una lama di circa 30 centimetri. Il ministro dell'istruzione Valditara pensa a uno psicologo nelle scuole per frenare i sempre più numerosi episodi di bullismo e violenza. Una barca si è ribaltata sul Lago Maggiore davanti alle coste di Lisanza, Varese, a causa del maltempo. L'allarme è scattato domenica sera attorno alle 19:30. Il bilancio definitivo è di 4 morti, 2 italiani, un turista israeliano e una donna russa. Altre 20 persone sono state tratte in salvo. Era in corso una festa di compleanno a bordo di una barca di 16 metri, una houseboat che si è capovolta a causa di una tromba d'aria. Alcune persone sono riuscite a salvarsi a nuoto in attesa dell'arrivo dei soccorritori, 4 purtroppo non ce l'hanno fatta. Si è tuffato in una piscina ed è annegato a soli 3 anni, tragedia domenica sera a Centocelle, Roma, dove intorno alle 20 questo bambino è stato trovato senza vita all'interno della piscina in un circolo sportivo in Viale della Primavera. Inutili tentativi di rianimazione da parte del personale del 118. Nel centro sportivo era in corso una festa per un battesimo d'un neonato della comunità ivoriana di Roma, alla quale ha preso parte il bambino insieme alla madre. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha deciso di sciogliere il Parlamento e convocare le elezioni anticipate per il 23 luglio dopo la sconfitta alle amministrative di domenica. Rivolgendosi in TV alla Nazione dal Palazzo della Moncloa, Sánchez ha annunciato la riunione di un Consiglio dei Ministri straordinario lunedì pomeriggio per dissolvere le corti e procedere alla convocazione delle elezioni generali. Sono dimissioni di fatto. Sánchez sceglie di non concludere il mandato che avrebbe dovuto terminare con le elezioni generali di fine anno e anticipa di 5 mesi la sfida a livello nazionale con le destre. Erdogan invece vince ancora le elezioni presidenziali in Turchia. Il capo dello Stato uscente è stato riconfermato battendo lo sfidante Kılıçdaroğlu nel ballottaggio per il rinnovo della presidenza della Repubblica Turca. Erdogan ha ottenuto il 52,13% dei voti, di fatto la stessa percentuale dei 2 precedenti appuntamenti elettorali, ma al secondo turno. È morta a 93 anni Isa Barzizza, attrice e interprete della rivista, del cinema e della televisione, fin dalle prime trasmissioni sperimentali. Era figlia del musicista Pippo Barzizza. Viveva a Palau, dove nel pomeriggio verranno celebrati i funerali nella Chiesa del Redentore. Da tutti viene ricordata come una affascinante soubrette della rivista dell'immediato secondo dopoguerra, leggiadra e spiritosa spalla di Totò e di altri comici al cinema, come Carlo Campanini, Nino Taranto, Walter Chiari e Carlo D'Apporto. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà martedì 30 maggio le zone dell'Emilia-Romagna colpite dall'alluvione, farà tappa a Forlì e a Faenza per incontrare sindaci del territorio, soccorritori e cittadini. Intanto in queste ore si discute ancora della nomina ad un commissario, con polemiche tra maggioranza e opposizione sul nome da proporre. Taglia corto il vice premier Tajani. Al momento opportuno verrà nominato questo commissario, per ora serve affrontare il tema emergenza anche dal punto di vista sanitario. E in effetti il vero problema ora è evitare le infezioni alla popolazione con vaccinazioni antitetaniche di massa. Occorre anche pensare a trasferire e smaltire circa 100.000 tonnellate di rifiuti accatastati, pari alla produzione di 10 mesi, tutte in un colpo solo a causa dell'alluvione. Ci vorranno dai 4 ai 6 mesi per completare l'operazione Valutair Ambiente, l'azienda che gestisce tutto il trattamento dei rifiuti. E poi l'agricoltura, il cuore pulsante di questa regione ora in ginocchio, come spiega Nicola Bertinelli, presidente di Coldiretti Emilia-Romagna. Ma quando si parla di un disastro di un territorio per l'agricoltura vuol dire distruggere l'impresa, l'attività produttiva. Da Modena fino a Rimini la situazione è veramente drammatica, stiamo parlando di 265.000 animali coinvolti tra bovini e suini, stiamo parlando di 40 milioni di alberi da frutta che dovranno essere abbattuti. Questo significa mettere in ginocchio non solo la produzione dell'anno, ma la produzione degli anni che verranno. Bentrovati, previsione per la giornata di martedì, quando l'alta pressione interesserà l'Italia, ma possiamo notare come i massimi saranno a nord delle Alpi, tra la Francia, Germania, Inghilterra e Paesi Bassi, e quindi questo corridoio di infiltrazioni di aria umida tra il Medio Atlantico, la Spagna, l'Italia, con fenomeni convettivi del pomeriggio. Andiamo al dettaglio, difatti possiamo notare una bella giornata in mattinata con il sole.
poi dal pomeriggio fiorire di rovesci e temporali su tutto l'entroterra del centro-sud, ma anche l'arco alpino. Localmente i temporali potrebbero sconfinare sulle limitrofe zone pianeggianti e collinari. Ecco la mappa dell'Italia, una bella giornata, ma poi durante il pomeriggio dei temporali sulle montagne e limitrofe zone pianeggianti, soprattutto del Piemonte, del nord-ovest. Temperature comunque estive al centro-nord tra i 25 e i 29 gradi. Tutti i dettagli precisi, gli approfondimenti sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.